come ti senti. Come negli altri giorni. Perché lei è venuto a Los Angeles? Perché è il mio lavoro. Non era questo che intendevo. Perché le stava a cuore il caso? Sono Brad Stevens. La tua vita è in pericolo per quell'articolo che stai scrivendo. Quello su Peter Claremont. Chi mi minaccia? Non ti serve saperlo. Credimi, ti dico che devi mollare tutto e sparire. Subito. Mio padre voleva salvarlo. Ecco la prova che Claremont stava cercando. Mettiamo che ti creda. Come faccio a sparire? Va a Washington e cerca un tale di nome Granger. Non saprà perché lo cerchi, ma digli cosa ti ho detto. Granger è un amico. È l'unica persona di cui mi fido. Stevens non è arrivato da me in tempo. Claremont l'ha ucciso il giorno dopo la telefonata di suo padre. Non sapevo che suo padre avesse avvisato Stevens finché Eddie non mi ha fatto sentire quel nastro. Inoltre, questo è il diario di suo padre. Voleva che lei l'avesse. Non so davvero che cosa dire. Beh, non c'è fretta. Ho appena sentito il direttore Vance. Gli piace il lavoro che ho fatto qui, quindi sembra che mi vedrete spesso. Grazie. Quindi ti vedremo spesso, eh? Bentornato. Ciao. Come ti senti? Perché tutti me lo chiedono? Succede quando le persone tengono a te. Credo che le cose non saranno più come prima per me. È strano. È anche una cosa buona. Ci vediamo adesso. Settembre 1996. Promettimi che ti ricorderai per sempre.